a tutti ciurma e benvenuti le giocherine in questo nuovissimo episodio finalmente su Life is Strange Before the Storm. Era ora, oggi incominceremo il bonus episode che in italiano è stato chiamato Addio. Già il titolo, ragazzi, mi fa tremare. Ma prima di incominciare voglio ringraziare innanzitutto Suax92 che mi ha donato 10 euro, ragazzi, e mi ha quindi permesso di comprare questo episodio bonus. Nella donazione c'era proprio specificato è per l'episodio bonus di Life is Strange. Quindi veramente Suax, grazie davvero di cuore. Senza di te questo non sarebbe stato possibile. Ci tengo una piccola parentesi a ringraziare anche Michele Laforgia che mi aveva dato la possibilità di condividere tra virgolette il suo episodio bonus con me. Però ragazzi era un casino, insomma, organizzare il tutto. Lui praticamente mi doveva dare accesso al suo account, insomma sarebbe stato veramente un casino e non mi andava comunque di utilizzare il suo account. Quindi in ogni caso grazie davvero per la disponibilità, grazie veramente a tutti e finalmente, ragazzi, io non vedo l'ora, andiamo a giocare questo episodio bonus. È arrivato finalmente il momento, a quanto pare vedremo Chloe e Max quando sono ragazzine e veramente, ragazzi, mi sta venendo l'ansia. Non perdiamo più tempo e andiamo ad iniziarlo. Ho paura perché qualcuno di voi mi ha detto che il finale di questo episodio mi ucciderà. Sir Light, grazie, mi sto riferendo a te. E anche altri di voi mi hanno detto che è troppo emotivo, ragazzi. Oddio, non so se sopravvivrò a questa cosa. Paura, paura, paura. Ma sono legato un lì. Ma veramente? Oddio, le vogliono far saltare in aria. Ma isn't your mom gonna freak? She's probably cooking with the radio on. She won't hear a thing. I bet she'll notice a hole in the floor. Trust in science, Max. Even when science means blowing shit up. Oddio. Via! Chloe era spostata già da piccola. Oh! Ok, ah, già le prime scelte. Tu sei pazzo, è stato fantastico. Direi è stato fantastico, dai. That was truly amazing. Why are explosions so awesome? That's like asking why are puppies cute. Some things just are. I'm not sure your mom would see it that way. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. But I guess I better do some actual cleaning too. Già. I'll be excavating the closet. If you see anything else to trash, help a girl out and chuck it on the pile over there. Okay, bene. It feels like I've spent half my life hanging out in this room. Probably because I have. I can't believe those days are all over now. In a few days, my whole family moves to Seattle. I have no idea when I'll see Chloe again. This could be my last chance to say goodbye. How do you tell your best friend that you're leaving her? Lei non lo sa, oddio. I better help Chloe with her cleaning. And while I'm at it, I can take one long last look around this place. Cominciamo proprio bene, ragazzi, eh? Cominciamo già con i feels. Lei quindi già sa che fra qualche giorno se ne andrà, ma Chloe
non lo sa ancora, quindi non gliel'ha ancora detto. Che cosa meravigliosa. As usual, Chloe's grades are better than mine. I still kick her butt in PE though. Minchia, guarda Chloe come andava a scuola. Poi è diventata una mezza spostata pazzesca. Guardiamo i resti. That was awesome. Who else but Chloe could turn cleaning her room into a pyrotechnical adventure? Oh, Dio ragazzi, no, troppi ricordi in questa People stanza. People say a lot of things about the Prescott family, but this is pretty cool. Le hanno donato roba. Vediamo nel cassetto. Madonna, ragazzi, possiamo aprire qualsiasi cosa qua. Cos'è? Ah, un tipo un set per fare le magie, butta via. This seems like a good candidate. Già, non lo usa tipo da 20 anni. It's my entire magic collection. Do you know how many weeks of allowance this cost? Ma non lo usi mai. You haven't touched these since the 5th grade talent show. Maybe because my assistant turned out to be squeamish at the sight of fake blood. At least you didn't saw me in half. How are you planning to clean this place if you won't throw away anything? A magician never reveals her secrets. Put it back. Va bene, ok, non ti arrabbiare, lo rimetto a posto. Quante storie. Lì c'è, qui c'è una scatola con scritto pictures. Non possiamo vederle le foto. Questa è la macchina fotografica. Hey, what's your dad's camera doing in here? Dad said I could bring it up here for you to use. He's tired of watching you drool all over yourself every time he uses it. His words. Oh. Your dad is the best. Just don't ever tell him that. We need to keep him on his toes. Il padre di Chloe è ancora vivo, ragazzi. Oddio! You're off to a great start. Questo episodio mi ucciderà, lo so. Actually, it's kind of cool. Ah, avete ragione, questo episodio mi ucciderà. I bet Chloe's parents were freaking out when she got this letter. Che cos'è? La missione è una scuola tipo prestigiosa. Chissà che roba, vabbè, niente. I still can't believe you. Ah, la Blackwell, ok. Non avevo letto l'iscrizione. How is it? Oh, the classes are incredible. The teachers are actually smart. And the lab is legit. Petri dishes for days. What about the students? Are they as stuck up as you thought they'd be? They're... Sì. Insisti. Chloe, you're terrible at hiding your feelings. Mm. Is everything okay? I don't know, I like hanging out with normal people. Like you. Thanks. I guess. You know what I mean. I hate fake people. You're real. Thanks. Ma sincera, non ti ho ancora detto tutto effettivamente. People say ah, ok, a lot sì. Of things. E che sono tipo sovrappensiero, ragazzi, perché sto pensando veramente a che cosa succederà. Lo squalo lo buttiamo via? You better not be thinking. E dai. I haven't seen you touch this guy in years. Why do you care? Why do I care? If you throw my beloved childhood friend into the trash? Va bene, ok. Deserves an answer. Sì, hai ragione. Alzo le mani. Sorry, chum. Oh. That's better. D'accordo, però devi calmarti un attimo. Chloe c'aveva il caratterino già da allora. Il Chloe's metro, been beating oh. me for a while, but that growth spurt could come any day now. Sicuro, Max. Rimarrai mezza tappetta. Guardiamo in questo cassetto. E cosa c'è? Butta via cos'è sta roba? What about this half-eaten jawbreaker? A serious biohazard. You promised me we'd finish it together no matter how long it took. Don't be a quitter. Vabbè dai, leccala, ok. You're right. Yes! Ending candy lives on. È vecchia decrepita la caramella, tipo Whenever una muffa. I'm ready, I can go tell Chloe I'm done arguing about trash with her. Ok, possiamo guardare ancora un attimo. Madonna, ragazzi, cioè qua possiamo esplorare mezzo mondo. Direi di guardarci un po' intorno, Qua cosa c'è? Butta via, sempre se non ci impedisce, perché tanto qua tutto intoccabile. How about these boy band trading cards? Super cringeworthy. Yeah, and hilarious. Remember when we gave them all makeovers?
Era divertente da no, vabbè, intendi l'inchiostro plastica. You mean when you drew boots? I was so mad at you. And yet, our friendship lived on. So too will these cards. Va bene, ma c'è qualcosa che si può buttare? Allora che cavolo stiamo facendo a fare pulizia? Non serve a niente. Scusa, ne scaffali, guarda. Chloe's such a nerd. She hangs on to all her sì, poi butterà tutto tipo culo di vestiti. Chloe's mom wanted us to go through this pile of old clothes and find stuff to donate. Instead, we played dress up for an hour. Ah, quando si è piccoli, ragazzi. Cos'è sta roba? Butta via. Oopsies, what the fuck? Nemmeno quello. What are you doing? Adding this to the pile. No freaking way. Ugh. Just because I beat your ass every time we play doesn't make it trash. Ah, ma non ci giochiamo mai? Chloe, we haven't played this game in years. And it's missing half. Proviamo almeno a buttare una cosa. Nice try, Max. But you can't erase your shame that easily. Beh, su questa hai ragione. Va! Ok, oh mio Dio, è impossibile. Let this box of trash be a sacrifice to you, oh almighty Chloe Bear. Poster di unicorno, Chloe's che bello. Chloe's always preferred imaginary animals to real ones. Oh, besides Bongo, of course. Certo, certo, questo Chloe's momento. Had this hung up on her wall forever, but neither of us can figure out what happened to the last panel. I hope Dr. Clowenstein's okay. Che dice il fumetto? Le avventurose avventure di Super Max e la dottoressa Clovenstein. La nostra lotta contro il crimine ha raggiunto i livelli stellari quando ha creato questi super, quei super razzi. Certo, poter volare rende tutto più semplice. Dottoressa Clovenstein. Sì, speriamo non sia tipo finita nell'iperspazio. Va bene, ragazzi, allora direi di parlare con Chloe. È arrivato il momento. Abbiamo visto tante cose. Direi abbastanza. I'm calling off the search. If you want more trash, you'll have to find it. Io ci ho provato. Well, it wasn't exactly the purge mom was hoping for, but at least we tried, right? Right. And now we've got the whole day ahead of us. What do two undersupervised friends with clean rooms and clean slates want to get into today? Mm-hmm. I guess now would be a good time to tell Chloe I'm leaving. Or I Oddio, could no. let us enjoy no. the day first no. and tell her later. Non mi dire. No! No! Incominciamo! Cavolo! Incominciamo già adesso! Cioè, sto giocando da un quarto d'ora e già devo fare accettare il genere! Cioè, che mi è stata di? Non so che fa, ragazzi. Non lo so. Perché Max già lo sa da un po', ovviamente, e non gliel'ha detto fino ad ora. Per non ferirla, però magari lei potrebbe rimanerci male a saperlo all'ultimo momento e potrebbe dirci perché non me l'hai detto prima, però se glielo dico adesso magari ci rimarrebbe male e mi potrebbe dire però lo potevi dire in un altro momento, mi hai rovinato la giornata, oddio che faccio? Veramente sono su un bivio allucinante, ragazzi, non lo so, non lo so e non lo so. Diglielo adesso. Actually, Chloe, I really have to tell you something. It's... I... don't know how to... Holy shit! Max, hold that thought. This must have fallen out when I was digging around in here. Do you have any idea what this is? È qualcosa di piratesco, sembrerebbe. Whatever it is. It looks like it came out of our pirate phase. Your powers of deduction are as strong as ever. This tape is from 5 years ago. It's a message from our past selves to our current selves. So we were 8 years old? That's crazy. I can't even imagine what we sounded like. Ready to find out? Avast, future wayfarer! Have uncovered the audio log of the most fearsome pirates in the bays of Arcadia. Captain Bluebeard and Longneck Silver. You are such dorks. You're in search of buried treasure, are ye? Well, if it's treasure ye seek, mine eyes spot two fair pirate wenches. What a... Get away!
We're in the middle of an important project. Oh, a project. Never mind then. I apologize. I mean it. All right. Supper's in 5. Wash your hands, you grubby pirate kids. So lame. As I was saying, if it's treasure you seek, you've come to the right place. But be forewarned, the journey will be treacherous and full of treachers. Nice. To find the treasure of Price Isle, you will need the map from the manuscripts of Captain Bluebeard. Only the map can lead ye to the treasure ye seek, but be forewarned. Again, only those with pure hearts will be able to see what the amulet shows them. The amulet. Good luck. And, Dude, that was... Fantastico. Amazing. I can't believe you still have that. I would never throw away something so precious. Okay, forget everything. Today, we go treasure hunting. I think I know what 8-year-old you meant by the manuscripts of Captain Bluebeard. Davvero? Ce l'hai ancora? Our old sketchbook. This is where we kept all our pirate drawings. Yep. Now let's see this map. Oh, bello! Dai, troviamo sta mappa. Proprietà del Capitan Barba Blu e Long Max Silver. Giù le mani, mamma! Ok, allora questa è ovviamente la nave. Queste che belle le foto! Bellissime! Pogo the Pirate! Pure la foto col gatto, ma che bello! E queste sono le regole dei pirati, vediamo. È proibito lavarsi, portare ragazzi sulla nave, condividere i segreti dei pirati, condividere il bottino, è obbligatorio sotterrare il tesoro, è obbligatorio proteggere i compagni pirati, chi non obbedisce le regole andrà in pasto ai coccodrilli, ovviamente, come sempre. E questo cosa dice? Un altro giorno di razzia e distruzione in alto mare, il nostro tesoro appena sepolto... Ci sarà sta mappa ancora? This looks like a page was ripped out. I wonder if it's the map. No, cavolo, e allora? Hey, check this out. This page was ripped out. Do you think it's the map? If it is, there's no way I would have thrown it out. Maybe it's mixed in with the rest of the drawings? Speriamo, perché sennò è tutto inutile. So much for telling Chloe now. All she cares about is finding this map. Ovviamente. Where could it be? Non lo so, parliamo con lui, vediamo. Nope. You? No, perché non ho cercato niente. E dove potrà mai essere? Fotografia, possiamo fare una fotografia, don't davvero? Move. This angle is perfect. Why be shy? Get in here, dude. Fotografa solo Chloe, no. È bello lo scatto con il riflesso. Lame. Not. Già aveva la passione della fotografia, ovviamente. Dopo aver fatto questa benedetta foto fra i vecchi libri, qua, magari qua in mezzo, vediamo un po'. Oh, qua c'è tutta la... Hanno fatto loro tutto questo, ma che carino. Vabbè ragazzi, non mi metto a leggerla tutta perché sennò veramente è la fine. Oh, yes! Take that, Rat King. Niente ragazzi, ho parlato di nuovo con Chloe, ma non ci sono sviluppi, cioè Chloe and I were doing a lot of drawing in Miss Shelley's class. I wonder if the map is mixed in with her school supplies from that year. Lo so, non mi fa analizzare altro qua. Ah, libro, meno male, adesso sì. Dovevo per forza analizzare prima quell'altro foglio. Magari qua in mezzo. E lei è una pagina strappata. Sì! Bingo! Trovata! Ta-da! Caverna oscura, castello Price, isola del tesoro, nascondiglio segreto di Chloe e qui c'è l'amuleto. I'm remembering this now. Didn't we make some crazy puzzle? You need the telescope and the amulet, which we hid inside a dark cavern.
aka the attic. Ugh, why did we do that to ourselves? Because we were 8 years old and the attic was the scariest place Ovviamente. We could think of. Sarà ancora lì. You think it's still there? Should be, as long as the clean police haven't gotten to it first. Ovviamente. Okay, and once we have the amulet and the telescope, we use them to reveal the treasure. Somehow. Here's what's happening. I'll head to the garage to dig up my old telescope. You go find that amulet. We'll meet out back at the pirate ship. Okay, you perfetto. Mean the swings? Yes, the pirate ship. Captain Bluebeard and Long Mac Silver ride again, bitches! I'll find a way to tell Chloe later. Beh, quindi alla fine, parlarne this prima, parlarne dopo. My last day here. Might as well have one final il risultato adventure. Essere parlarne dopo comunque. Va bene, allora non ci resta che... Ok, Chloe said she hid the amulet in the attic. The only way in is through the broom closet. Ok, ecco qua infatti lo sgabuzzino, perfetto. Non ci resta che andare a trovare sta amuleto, ragazzi. There it is, the dark cavern. Come lo apro? Crap. Ecco. I can't get into the attic if I can't even reach the door. Questo I need to find something problema. To stand on. I'm beh, sure I can find something qui. Around here to boost me up. Questa cassa, per esempio. Ok, proviamo adesso. Ci arrivi? No. Perfetto. It's a start. I gotta find something I can stack on top of it. E che cosa potrà mai essere? Qua già non c'è più niente, ragazzi, con cui interagire, per cui la cassetta degli attrezzi non credo. Vediamo se c'è qualcosa qua. Qua c'è l'asciugamano di Chloe che abbiamo visto appunto nei primi tre episodi. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa in camera. Ah, lo sgabello è proprio quello che ci serve. Andiamo, Max, alla ricerca dell'amuletto scomparso. Almost there. I just need a ancora? Few more inches. Ma tu vuoi cadere, figlia mia? La cassetta no, non ci serve. Va bene, non ci resta che trovare ancora qualcosa qua. Biglietti aerei. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Oh, so cool. Chloe is such a nature nerd. I bet she's gonna love it. Oh, va bene, fotografia. Oh, Chloe's parents are so cute. Lei era incinta di Chloe. Vabbè, libro, armadio, niente. Qua non abbiamo niente che possiamo usare. Qua, in pila. No, if ho sbagliato. If I stack a bunch of books on the stool, I could probably reach the attic. Ok, sì. Ci siamo. Ma cioè, metti i libri per ultimo, ma poi scivoli, devi stare attenta. Vabbè che poi ci sarà la scala comunque. L'unica cosa è arrivare alla maledetta botola. Ok, dai. Sali. Fa attenzione, mi raccomando. Ecco qua, quello che temevo. Eccoci qua. Ok. Chissà cosa ci sarà mai in soffitta. Sarà pieno di ragni. No! I ragni no, vi prego. Ecco le... La prima cosa ho detto, maledizione. Vabbè, ovvio che in soffitta ci siamo. Awesome. Cos'è sta musica? Oh. Ok, gioco la luce. Man, there is a ton of stuff up here. How will I ever... Aha! There it is. È lì? Of course Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. I need to find a way through. Possiamo fare una bella foto? Io direi di farla. Tac. Ok, adesso dobbiamo solo trovare il modo per raggiungere il posto. Spingiamo la vecchia poltrona, vediamo se ci riusciamo.
mi devo passare da qua. I think I can squeeze through now. Certo che puoi, certo. Ok. Comunque la musica è inquietantissima, ragazzi, eh. Ok, dai, sei piccola, ci passi, infilati. Non aver paura, Max. Allora, mobili, che cosa posso fare con questi mobili? It's a good thing I'm big and burly. Otherwise moving this furniture would be kinda difficult. Mm-hmm. Sì, hai ragione, tiriamo allora. Dovremmo riuscire a crearci un varco, un buco, qualcosa. Aia! Che botta! Crap. Non penso di passarci ancora, vero? Allora, no, sto mobiletto tanto non posso spostarlo. Cassettiera, tira. Attenta, non ti caschi addosso. Beh, adesso dovremmo closer. Passare. Speriamo. Tira e devo ancora spingere, ce la faccio. This desk's pretty heavy. Non lo so. Ci siamo adesso. Ho fatto qualche passo in avanti. Tira, ok, sì, dovevo spingerla. Glad this thing is empty. Oh, Gesù, quanta fatica per trovare sto benedetto amuleto. Tira, tira, tira. Ok. Penso che ci siamo. Yes. Spero. Se varco creato, signori. Adesso passiamo per cercare l'amuleto insieme a Max. Oh, ci siamo. Finally. Sì, prendilo. Got you. Tac. This thing is cool, I guess. I wish I could remember how it works. Ma di sicuro ci ricorderemo. Che succede? Ho sentito delle voci. Got it. Ah. Nothing can stop the mighty beard. Ah! Ha trovato anche il suo cappello. Chloe Price, my best friend. It's so weird being back in this attic after so long. I remember being terrified of this place. I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt you. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. And... Ah! Spider. Sicuramente, Max, su quello siamo totalmente d'accordo. I have you now, scallywag. Man, I'm gonna miss her. Ok, direi che possiamo uscire. Are you just watching me up there, creeper? Oddio, dille ciò che pensi. You are one of a kind, Chloe Price. What? I'm lucky you're my best friend, that's all. Damn right you are, you mushy weirdo. Did you find the amulet? Awesome. Now get your ass down here, we have treasure to find. On my way. Che tristezza, ragazzi! Che tristezza! Ok, mi ha appena salvato la partita. Direi, ragazzi, che riprenderemo da questo punto la prossima volta. Non so che dire. So solo che sono contentissima di poter giocare anche questo episodio, perché sicuramente mi regalerà e ci regalerà nuove emozioni. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione.
E a te, a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.